Al Garibaldi Centro di Catania, oggi un nuovo reparto voluto dal mio governo, un cantiere aperto 5 mesi fa e già completato, abbiamo consegnato alla fruizione, alla utenza, 16 posti letto per terapia e subterapia intensiva. Speriamo non averne mai bisogno, in caso di ordinarietà saranno i posti letto utilizzati per la medicina. È un bellissimo obiettivo, pensate che accanto inaugureremo a settembre il nuovo pronto soccorso, la struttura dell'emergenza in un ospedale che da decenni non riceveva la visita di una seria manutenzione. Stessa cosa stiamo facendo, abbiamo aperto 79 cantieri, abbiamo da aprire, già 30 sono operativi, pensiamo entro l'autunno di poter avviare e completare tutti i cantieri con i poteri in deroga che il governo nazionale ci ha assegnato. L'edilizia sanitaria ha bisogno di essere riqualificata, ha bisogno di essere potenziata, ha bisogno di diventare competitiva rispetto alle altre regioni. E se penso ai numeri della vaccinazione di questi giorni, che vedono la Sicilia al secondo posto assieme al Lazio e solo dietro alla Lombardia, mi rendo conto di quanto importante sia la mobilitazione e l'impegno del personale sanitario e infermieristico, dei volontari della Protezione Civile e di tutta questa squadra che sta lavorando perché la Sicilia finalmente si prenda qualche rivincita.